l'articolo del credo che proprio si addice alla nostra vita è credo la comunione dei santi, perché a parte che senza la fede la nostra vita non avrebbe nessun senso, perché è una vita poi alla fine banale che si gioca su cose molto semplici e quotidiane. E la comunione dei santi è proprio questo nostro immettere nel corpo della Chiesa una vitalità che è quella, la grazia che ci viene da Dio, e il nostro combattimento quotidiano, che è quello di tutti gli uomini, però è offerto proprio alla luce della fede per tutti gli uomini. Certo, la nostra vita è offerta per il Santo Padre, per i sacerdoti, per i missionari, essendo Santa Teresa di Gesù bambino, patrona delle missioni, ma poi per ciascuno fedele della Chiesa, ognuno di noi è Chiesa, ma poi anche una nostra vocazione è talmente universale che va anche oltre la Chiesa stessa, perché abbraccia qualsiasi persona nella terra. Quali sono gli aspetti belli della vita monastica, ma certamente anche momenti più difficili e momenti più critici? Insomma, siete impastate della stessa carne di cui siamo fatti tutti, credo. Beh, a questo proposito mi viene in mente sempre una frase di Don Giuseppe Dossetti, citata nel discorso tenuto all'Arciginnasio il 22 febbraio 1986, dove appunto lui dice che il monastero è veramente un microcosmo, un laboratorio in cui si possono fare in scala ridotta esperimenti trasferibili in scale progressivamente sempre più ampie. E io questo credo che sia esperienza quotidiana, quello di sentire che la libertà raggiunta nel nostro cuore, quindi l'uscita da noi stessi, dal nostro egoismo, eccetera, si gioca all'interno del nostro cuore. Quindi, nella misura in cui noi accettiamo fino in fondo di vivere evangelicamente la sfida della battaglia che si svolge all'interno del nostro cuore, questo abbiamo fiducia e sappiamo certamente che per la comunione dei santi si allarga nel bene anche ai fratelli che sono nel mondo. Beh, a volte sperimentiamo veramente la sterilità assoluta, cioè, e penso sia una delle sofferenze più grandi della nostra vita, che è quella, magari ti sei impegnata al massimo, hai dato tutto a te stessa e poi non vedi niente, oppure le notizie che arrivano sono solo negative, no? Quando si parla nel mondo, tutto in visione tragica, pessimistica, così. Poi a volte il Signore invece permette che si apra uno squarcio, si veda qualcosa. E un altro aspetto difficile della nostra vita è che la realtà di una vita chiusa, di una convivenza sempre con le stesse persone, anche la vita di preghiera, di silenzio in cui siamo immerse, ci rivela a noi stesse la nostra verità, e questo non è facile da accettare, anzi credo che sia la guerra più grande, più difficile che ognuna deve affrontare. Cioè l'assunzione del proprio volto senza maschere, senza finzioni, perché tanto cadono prima o poi, anzi, più prima che poi. Cioè, è vero che la nostra vita ha un orario prestabilito e ritmato dal suono della campana che come voce di Dio ci chiama ai vari eventi della giornata, e che sono la preghiera, certo, questo punto fondamentale per la nostra vita. Poi c'è il lavoro e c'è il tempo, i pasti, il riposo, la vita comunitaria, la vita eremitica, perché la nostra vita è un equilibrio tra vita comunitaria e vita eremitica. Insomma, è vero, abbiamo un orario prestabilito, però ormai sono 7 anni che sono in monastero e devo dire che mai un giorno è stato uguale a quello Di solito precedente. si viene in clausura per acquisire una libertà, non per perderla, anche se obiettivamente lasci delle cose. Al momento in cui le lasci è anche un distacco, una sofferenza, però dopo ti accorgi che andando avanti nel cammino si diventa sempre più liberi, perché la più grande schiavitù è quella da noi stessi. Allora, già il fatto di essere schiavi delle proprie voglie, dei propri gusti, dei propri capricci, questa è una schiavitù enorme. Invece, vedere di essere capaci anche a rinunciare a se stessi, ad esempio per fare piacere a una sorella, un
o anche per venire incontro a un'obbedienza difficile che ci viene data, e o anche accettare degli imprevisti che non avresti voluto, cioè farlo con cuore lieto, con gioia, questa penso sia la più grande libertà. Io penso che sia preziosissimo che ciascun uomo impari a andare al centro di se stesso, e noi sappiamo che dentro di noi abita Dio. Ecco, che ciascuno si possa sentire abitato da questa presenza, che è una presenza amante, che in tutti i momenti ti ridà la carica per rimetterti in gioco quotidianamente. Fatto della difficoltà del per sempre, dico che sono pienamente figlia del mio tempo, perché questa è una parola che proprio non ce l'ho programmata dentro. E quindi per me vivere per sempre è vivere giorno per giorno, anche se certo al momento in cui ho fatto la scelta uno si deve buttare. Però appunto essere... è una cosa che bisogna portarla avanti tutta la vita, quindi ogni giorno ridico il mio per sempre, ma perché c'è un altro che mi sostiene.